Cominciano a delinearsi i primi segni pubblici della missione di pace tanto voluta da Papa Francesco. La missione affidata dal Papa al Cardinale Zuppi, interlocutore unico di Zelensky e Putin, non ha come scopo immediato la mediazione tra le due parti, ma piuttosto quella di favorire il clima che possa portare alla pace. Se Mosca continua a bombardare provocando morte e distruzione, il presidente ucraino Zelensky, il 13 maggio in visita dal Papa, aveva affermato che Kiev non ha bisogno di mediatori, chiedendo però aiuto al pontefice per riportare a casa i bambini deportati in Russia. Un segnale giunto da Mosca il 26 maggio, quando il Ministero degli Esteri russo ha salutato positivamente l'invio di una personalità vaticana. Il pontefice non si stanca di invocare pace per la martoriata ucraina, non si nasconde le difficoltà e tuttavia ha inviato in missione il presidente della CEI, lo stesso che da giovane sacerdote a suo tempo era stato regista assieme ad Andrea Riccardi dell'accordo di pace sul Mozambico, siglato a Sant'Egidio il 4 ottobre 1992.